Buongiorno a tutti e benvenuti ad una strana puntata di Oltrearte. Strana perché eravamo abituati a farla da uno studio, grazie alla redazione TG7 Basilicata, Pino Di Lucchio. Eravamo abituati ad avere in compresenza a me gli artisti, i veri protagonisti di questa maratona di interviste che andava a raccontare il panorama strano dell'arte contemporanea in una regione fervida di ricerca e di bisogno di spiritualità come la Basilicata. Ci ritroviamo invece in tempi strani, che ci impongono determinate scelte e noi scegliamo di ovviare invece a quelle scelte perché siamo convinti che l'arte contemporanea, gli artisti contemporanei, essendo fatti di carne, sangue e spirito, meritino altrettanto. Non ci basta uno schermo per intervistarli. Avevamo ipotizzato una intervista di quel tipo, scegliamo invece di non farla assolutamente perché abbiamo bisogno della diretta e dell'empatia che si creerà con coloro che avremo davanti per farci raccontare delle opere già complesse perché vissute, create, elaborate in un panorama complesso come quello dell'arte contemporanea, meritano che l'artista sia qui accanto a me a raccontare quella complessità. Ovviamo a questo, tra virgolette, problema, che passerà presto, ne siamo certi, con l'arte del passato, con ciò che è la base importante, fondante dell'arte contemporanea. Ne parlo sempre con i miei artisti, non c'è modo di vivere il contemporaneo se non si conosce ciò che è stato, se non lo si assimila non solo come conoscenza storica, che pure sarebbe un dato superfluo, ma come interrelazione con la nostra modernità, con la nostra contemporaneità, con il nostro presente. Quel passato è radice, ma non è radice statica, ferma, ormai secca. È qualcosa che dà frutto continuamente se noi scegliamo di metterlo in atto giorno per giorno. Beh, il genio di Leonardo da Vinci, un genio che nasce esattamente 568 anni fa e 4 giorni, pochi giorni fa il suo compleanno, lo abbiamo ricordato associandolo in qualche modo ad una perdita di uno scrittore, di Luis Sepúlveda, lo conosciamo tutti perché è stato il narratore di quella gabbianella che imparò dal gatto Zorba a volare. Con Luis Sepúlveda abbiamo imparato che vola solo chi osa farlo. Ma non ce lo insegna lui per primo, perché Leonardo da Vinci si era lanciato con la sua macchina per volare dal Monte Ceceri e ci aveva raccontato di quanto poteva essere bello il mondo visto dall'alto. Lo aveva fatto con gli occhi di un uomo di scienza, più che di un pittore. Non amava definirsi artista. Quando Leonardo da Vinci mandava le sue lettere di raccomandazione ai grandi sovrani, a Cesare Borgia, a Ludovico il Moro nella Milano degli anni 90 del 400, la Milano fervida di novità, così come quando parlava con i Medici a Firenze, non parlava di sé come pittore, quello era davvero il suo ultimo fine. Lui era uno scienziato, si sentiva un uomo di scienza e di conoscenza. Aveva bisogno di imparare, di disvelare i segreti, gli enigmi della natura ed in particolare del corpo umano. Non posso dipingere un volto se non conosco le dinamiche che muovono i muscoli del corpo. Non posso dipingere, delle gambe in movimento se non conosco cosa c'è alla base di quel movimento. E per conoscere il senso del movimento bisogna conoscere due cose: il cervello ed il cuore. Entrambi motori forti di un terzo motore che è animistico, appunto, lo spirito, ciò che è più spirituale che carnale, ma che pure in qualche modo si muove in maniera corale rispetto invece a ciò che è carne e sangue. Leonardo, tramite le sue vivisezioni anatomiche che lo guidano e lo accompagnano durante tutta la sua formazione, durante tutto il suo percorso di vita, si muove ed è spinto da un'unica ricerca, la miraculosa cosa. Quella luce in fondo a quella che potremmo definire una caverna platonica, buia, che è il corpo, la realtà, la res, e che in qualche modo però rivela e disvela il senso dell'essere, essere con la E maiuscola. L'uomo è essere umano perché ha quel qualcosa in più, quel qualcosa che lo porta ad essere oltre il cuore, oltre il cervello e ad essere spirito, quello spirito che anela e di cui si riempiono le opere di ogni artista di tutti i tempi. Chiaramente però ciò che distingue l'arte vera, l'arte da contenuto spirituale dal mero oggetto estetico, sta il raggiungimento di un limite che è quello che permette di trasmettere poi al fruitore quella stessa anima che si è ricercata e magari vista all'interno del nostro mondo, della natura. Leonardo sin da piccolo vive nella natura, è figlio illegittimo prima, legittimo poi del notaio Ser Piero da Vinci.
e di una contadina, Caterina, motivo per il quale non poteva essere legittimato immediatamente. Però vive in qualche modo tramite quello accostarsi alle cose semplici, alla bellezza della verità che tutti i giorni si muove e gira intorno a noi, quel bisogno di rivelare anche nelle figure come quella che vedete alle mie spalle, un quadro che in qualche modo guida la mia vita da tempo, Monna Lisa, anche tramite le figure rivelare l'anima di un paesaggio. Come rivela l'anima di un paesaggio Leonardo, seppure sia attentissimo alla natura, appunto alla verità? È un pittore che si potrebbe definire realista per quanto è meticoloso nei dettagli. Lo vediamo nel grande, quello definito monocromo, che non lo era affatto, nel grande dipinto della Adorazione dei Magi, che è stato eccellentemente restaurato dall'Opificio delle Pietre Dure, che è ora visibile. Come lo è stato anche durante il restauro, si è trattato del primo restauro a porte aperte, in qualche modo, un restauro lunghissimo che però permetteva ai fruitori di visualizzare, di visionare l'opera di Leonardo anche durante appunto le operazioni di conservazione appunto e di restauro della stessa. Beh, all'interno di quel grande dipinto scopriamo che Leonardo è tante cose, ma che sicuramente è più una fase iniziale, più il bisogno di studio che la voglia di arrivare ad un risultato finale. Dunque, quel dipinto è il racconto non solo di un'opera meravigliosa, di un momento spirituale intensissimo, ma anche e soprattutto del processo creativo di Leonardo nella sua complessità, dal disegno alla prova dei colori, alla sovrapposizione degli stessi, allo sfumato, alla scrittura, quella scrittura così tanto studiata e amata dai leonardologi, quella che andava da destra verso sinistra, ma anche perfettamente viceversa, in un'epoca in cui probabilmente essere mancini era anche reato, quindi Luca Signorelli racconta che gli veniva legata la mano sinistra perché non poteva in qualche modo dipingere o scrivere con quella. Leonardo è appunto quell'artista così tanto geniale che già Vasari nel Cinquecento, all'interno della opera in questo caso storica più grande, monumentale che ci sia della storia dell'arte, che racconta in qualche modo gli artisti, la loro anima, il loro bisogno di spirito, ma racconta anche i fatti, gli eventi, le opere, i committenti, quindi mette insieme tutta una serie di componenti creando una testimonianza storica e documentaria infinita, immensa. Quando parla di Leonardo da Vinci, dice così: stiamo parlando appunto delle vite del Vasari. Siamo nella seconda edizione, quella del 68, 1568. Vita di Leonardo da Vinci, pittore e scultore fiorentino. Grandissimi doni si vengono piovere dagli influssi celesti nei corpi umani, molte volte naturalmente e soprannaturali talvolta. Strabocchevolmente accozzarsi in un corpo solo, bellezza, grazia e virtù, in una maniera che dovunque si volge quel tale, ciascuna sua azione è tanto divina che lasciandosi dietro tutti gli altri uomini manifestamente si fa conoscere come cosa, come ella è, largita da Dio e non acquistata per arte umana. Questo lo videro gli uomini Leonardo da Vinci, nel quale, oltre la bellezza del corpo non lodata mai abbastanza, era la grazia più che infinita in qualunque sua azione. E tanta e sì fatta poi la virtù che dovunque l'animo volse, nelle cose difficili, con facilità le rendeva assolute. La forza in lui fu molta e congiunta con la destrezza, l'animo e il valore sempre regio e magnanimo. E la fama del suo nome tanto s'allargò che non solo nel tempo fu tenuto in pregio, ma pervenne ancora molto più nei posteri dopo la sua morte. Veramente mirabile e celeste fu Leonardo da Vinci. Mirabile e celeste, un artista quasi divino, divinizzato, come poi accadrà con Michelangelo, il divino Michelagnolo, avrebbero detto i suoi coevi, i suoi contemporanei. Eppure Leonardo da Vinci è davvero una delle personalità più ricche di enigma della storia, perché
più ricche di enigma, così come l'opera più importante di tutta la storia dell'arte, e per importante intendo più famosa in questo caso, perché nelle opere l'importanza è terribilmente relativa, non c'è dato storico e materico che sia più importante di un altro dato storico e materico. E qui siamo nella fase, nella fascia, nella schiera dell'oggettuale. Quando poi ci si spinge nello spirituale, comprendiamo bene che ci sono troppi altri fattori che vanno a determinare quale opera è più legata a noi. Beh, sicuramente La Gioconda è l'opera che più in assoluto ha fatto di me la persona che sono, e non per il suo essere davvero l'opera più famosa al mondo, semplicemente per quell'anima che ho cercato di ritrovare oltre i colori, oltre quella tavoletta di pioppo 53x77 che oggi al Louvre è visitata dal mondo intero. Io inizio a studiare storia dell'arte, vi racconto un piccolo aneddoto, con questo. Il segreto di Monna Lisa. Dicevamo Lisa Gherardini. Beh, Lisa Gherardini è citata anche appunto dal Vasari, dalla fonte che vi leggevo prima. Lisa Gherardini era moglie di Francesco del Giocondo, questo ricco mercante di spezie che voleva per la sua villa a Fiesole un ritratto della moglie. L'avrebbe voluta coronata di perle, vestita di bianco, come si usava per le spose dell'epoca, ma lei stessa sceglie di essere, questo lo raccontano un po' di leggende che bisognerebbe capire quanta storia c'è dietro, però per intanto la raccontiamo come tale e viviamo nella suggestione emotiva di un racconto bello che io voglio credere che sia in qualche modo storicamente attendibile. Beh, lei sceglie di invece vestirsi come una contadina con questo abito marrone scuro perché voleva ricordare in qualche modo sua madre, madre di Lisa Gherardini che da albero genealogico presente in archivio pare lei non abbia mai conosciuto, e tutti dicevano, le raccontavano a questa Lisa bambina che fosse uguale a lei. Quindi in una sorta di memoria ricollegata alla sua essenza terrena e quell'essenza di quella sua madre che non c'era più, Lisa sceglieva un abito messo per il suo ritratto che sarebbe andato sul grande camino della loro villa a Fiesole. E Leonardo, in quella donna probabilmente ci ha rivisto un'altra contadina, sua madre, Caterina. Una serie di incastri, una serie di racconti, una serie di storie che di certo legheranno questo pittore a quest'opera per più di 10 anni. Un'opera che, iniziata intorno al 1502-1503, non sarà conclusa prima del 1510. Un'opera che sarà veramente il più grande non finito di Leonardo, seppur ci paia completa, davvero determinata nelle sue fattezze estetiche. Eppure per Leonardo era davvero il grande non finito, quell'opera mai portata a termine, semplicemente perché il suo legame con quella donna, con quella modella, non si sarebbe spento mai. Lui venderà quell'opera a Francesco I, ad Amboise, che lo ospita negli anni finali della sua vita e che in qualche modo ne raccoglie il corpo alla morte nel 1517, nella Milano dell'epoca. Alcune fonti dicono 17, altre 19. Questo andrebbe verificato poi a fondo con maggiore certezza. Di fatto lui era in Francia, era in questo meraviglioso castello ad Amboise e aveva ai piedi del suo letto Francesco Melzi, il suo allievo prediletto, e il re Francesco I, che compra quell'opera perché Leonardo voleva, gliene avrebbe fatto dono. La verità è che lui riteneva che ciò che non era stato pagato e sudato non sarebbe mai stato conservato. Invece il suo desiderio più grande era che quella donna, il ricordo di quella donna e quindi l'essenza che lui aveva imprigionato grazie alla sua arte, alla sua anima, alla sua pittura, doveva valicare il tempo, arrivare al presente, arrivare agli uomini di tutti i tempi, che fosse conosciuto l'enigma e la dolcezza di quella donna filosofo. Beh, credo che Leonardo il suo obiettivo l'abbia raggiunto. Tanti e vari sono stati i suoi spostamenti per l'Italia, tanti e vari i suoi oggetti di studio, milioni i libri scritti su di lui, romanzi storici, racconti di un'essenza che era davvero oltre ogni realtà. Potrei mostrarvi milioni di libri che ho su di lui, ho studiato attentamente ogni dettaglio della sua vita, l'ho fatto perché avevo bisogno di comprendere, avevo bisogno di studiare, di capire, di legarmi più profondamente ancora ad una persona che io sentivo come viva,
come uomo prima che come artista. Sentivo la sua essenza quale essere umano e avevo bisogno di ricercare nella sua storia e nelle sue opere quel determinato racconto da trasferire al mondo. Nulla poteva essere più importante della sua produzione, e per produzione intendo ciò che per la verità non ha assolutamente niente di materiale. Molti direbbero la produzione la realizzano gli artigiani, l'arte è un'altra cosa. L'arte non è res, non si realizza, l'arte si esperisce, si vive, poi si trasmette, tramite un'alchimia che non è di questo mondo. Beh, Leonardo in tutta la sua vita è stato qualcosa che non era di questo mondo. E raccontarvi la sua permanenza terrena come una serie di date, raccontarvi i suoi incontri con la famiglia d'Este, tra Ferrara, i Gonzaga a Mantova, che appunto avevano sposato Isabella d'Este ed erano diventati imparentati con quella famiglia, quelle città, le ipotesi di Leonardo al sud, i suoi allievi, le varie botteghe che in qualche modo prendono da lui, Bernardino Luini, e ancora c'è un mondo intorno a Leonardo, c'è un mondo che non potrei raccontarvi in poco tempo, che non avrebbe senso narrarvi come una consecutio temporum di cose che per la verità nascono per essere un pochino oltre appunto il passo del vero, un pochino oltre arte, diremmo. E allora vi lascio semplicemente con la riflessione di un qualcosa di pseudo irreale, con qualcosa che oggi definiremmo un'utopia. Quanto c'è di Leonardo ancora nella nostra contemporaneità? Quanto ci deve essere, quanto dobbiamo ad un uomo che è stato oltre se stesso, che è stato talmente tanto contemporaneo e talmente tanto avanti per il suo tempo da essere o troppo compreso o non compreso per niente? Un pittore di cui ci resta il non finito, quasi nulla di portato a termine, perché cosa c'era di terminato se non ciò che si era raggiunto definitivamente? Beh, lui con la sua opera e con la sua vita, con la testimonianza che ci ha dato nella realtà, ci dimostra che nulla è portato a termine, perché c'è sempre qualcosa di più grande che va ad esplicare, ad essere il completamento di quel tutto che lui aveva raccontato nel miglior modo possibile. E allora questa è sicuramente l'unica conferma che ci vada a valorare una tesi. Leonardo era filosofo per davvero ed era teologo. Più di ogni altra cosa raccontava Dio, raccontava l'essenza dell'oltre, del grande, quale compiutezza di ciò che l'uomo non avrebbe concluso mai. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata per raccontare un'altra anima in maniera inconvenzionale. Buona giornata a voi.